registrare, verbalizzare, fotografare tutto quello che volete. Comunque quello che sto per leggere nel giro di un quarto d'ora, credo, tempi tecnici, sarà sul sito dell'ordine e anche a Fissipaghi. Ovviamente vi leggo la parte della delibera, ma troverete tutto il verbale completo. La seduta si apre alle ore 10 di questa mattina. Alle ore 10 di questa mattina e si chiude alle ore 13:35. Sono stati diversi interventi, vi leggo la parte della delibera. A questo punto, non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, si procede al voto tra le proposte di annullamento delle elezioni in corso e la loro prosecuzione. Con l'astensione dei consiglieri Tortorici, Di Stefano, Giaconia, Gualtieri, Caruso Roberto, Toro, Ficili e Cassella, il Consiglio, all'unanimità degli altri presenti, delibera di annullare in autotutela le operazioni di voto così come deliberate con decisione del 20 novembre 2018 e di rinviare a data da destinarsi al momento il quadro normativo diverrà assolutamente chiaro ed al fine di evitare proprio quelle considerazioni preliminari riportate nello schema di decreto legge, ossia ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 30 dicembre 2018. Ed essendo la previsione normativa volta a consentire ai consigli uscenti degli ordini circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa al fine di prevenire successive eventuali contestazioni dell'esito elettorale. Il Consiglio delibera altresì di dare immediata esecuzione alla presente delibera, allegando. Il Consiglio delibera altresì di dare immediata esecuzione alla presente delibera, allegando copia della delibera del 20 novembre 2018 dello schema di decreto legge recante misure urgenti ed indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi e relativa relazione di accompagnamento. Delibera ancora di trasmettere copia del presente verbale a Sua Eccellenza il Primo Presidente della Corte di Appello di Catania, a Sua Eccellenza il Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, al Signor Presidente del Tribunale di Catania, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Signor Ministro della Giustizia, al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Signor Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, al Signor Presidente di Cassa Forense, a tutti gli ordini degli Avvocati d'Italia e alle Unioni Regionali Forensi. Delibera altresì di darne avviso alla Commissione Elettorale impegnata nello svolgimento delle operazioni di voto di Catania, e di darne avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale, affiggerne copia sulla bacheca istituzionale dell'Ordine e di trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Catania. Si dà atto che quanto verbalizzato è stato sotto precisa dettatura di chi ha preso la parola e quindi dei diretti interessati e che è stato letto nuovamente prima della chiusura del presente verbale che viene dichiarato immediatamente esecutivo. Questa è la delibera, ora vi potete sfogare. Questa è la delibera, ora vi potete sfogare. Ora vi potete sfogare. Quindi il seggio è chiuso. È una vergogna. Il seggio è chiuso, Presidente. Anche questo è una vergogna. I seggi non ci sono parole. Ma è una vergogna.